Ok, eccoci. Ecco, siamo in live. Buongiorno Antonio, benvenuti a tutti. Ciao Allora, Domenico, ciao a tutti. oggi è il piacere di essere qui con Antonio Di Mauro, un pediatra e dottore di ricerca, anche in famiglia, nel quale parleremo un pochettino di tutto quello che concerne la fase 2, ma soprattutto di come dobbiamo confrontarci rispetto al problema che possono costituire appunto le infezioni derivanti dai bambini. Anche perché, come sappiamo, le manifestazioni nei bambini sono sicuramente più lievi degli adulti e quindi il destare meno preoccupazione può portare, ahimè, ad essere maggiormente lascivi negli atteggiamenti. Io vorrei farti una domanda, Antonio. Ma quanto rischiano i bambini con il Covid-19? Ed è vero che le manifestazioni sono più lievi rispetto agli adulti? Sì, allora fortunatamente questo è un dato per lo più appurato. Le manifestazioni dei bambini sono manifestazioni più lievi. I numeri di bambini ricoverati, ospedalizzati e addirittura in terapia intensiva o deceduti si contano veramente su un palmo di una mano in tutto il mondo. Quindi possiamo stare tranquilli sostanzialmente sulla benevolenza del virus nei confronti dei bambini. Questo non significa che possano esserci situazioni complicate anche nei bambini, e molti di voi stanno sentendo e sono allarmati per alcune manifestazioni in bambini anche piuttosto gravi. Ebbene, diciamo, conoscere sempre quali sono i reali rischi e comportarsi in maniera estremamente precauzionale, senza però farsi prendere dall'ansia o da paura, diciamo, ingiustificata. Certo, noi abbiamo avuto insomma, questa evidenza dai numeri prima ancora che insomma, da evidenze indirette, quindi microbiologiche, su come il virus possa interagire effettivamente con il nostro organismo e con il sistema immunitario dei più piccolini. Ma quello che ti voglio chiedere, ad oggi c'è un qualche meccanismo, una qualche ragione che spieghi perché delle manifestazioni più lievi nei bambini oppure non c'è ancora nulla di ben definito? Allora, tutto quello che sto dicendo è diciamo, un'indicazione ad interim, perché come ben sapete il virus è comparso a dicembre e quindi sono solo 5-6 mesi che lo si sta studiando. Quello che però pare essere definitivo è che la porta d'ingresso del virus all'interno dei bambini è nettamente inferiore. Mi spiego meglio, il virus per entrare nel corpo di ognuno di noi utilizza una serratura. Questa serratura viene espressa maggiormente nei pazienti anziani, nei pazienti con più patologie, meno presente invece nei bambini, in una maniera quasi direttamente proporzionale all'età. Quindi più il soggetto è giovane, meno serrature avrà a disposizione da mettere al virus per l'entrata all'interno del corpo. Ne avrete sentito, mi sto riferendo al recettore ACE. Questo recettore è poco espresso nei bambini, però senza entrare, diciamo, nel medichese che è fastidioso per le mamme, è bene entrare in quest'ottica. Le serrature per il virus all'interno dei bambini sono inferiori rispetto alle serrature che un paziente anziano, come può essere il nonno, o come può essere anche un giovane adulto, ma con molte comorbidità, può esprimere. Certo, è assolutamente importante, come dicevi tu, cercare di esprimerci in termini quanto più chiari possibili e soprattutto che i messaggi che diamo possano arrivare a quante più persone possibili. E questo vorrei ricordare a tutti che Antonio l'ha fatta verso la sua pagina personale, che potete seguire ed è linkata nella descrizione di questo video, Antonio Mauro, pediatra. All'interno della quale appunto potete leggere tutti i contenuti che Antonio pubblica. Antonio, vorrei farti un'altra domanda. In sostanza, quello che cerco di fare nella pagina è abbandonare il medichese e tradurre, rendere potabile il messaggio che arriva dalla scienza, e renderlo potabile e farlo arrivare a più gente possibile. Ovviamente il mio target sono i genitori, visto che
appunto svolgo il ruolo di pediatra. Certo. È proprio per genitori, è tra i messaggi che sono arrivati tipo Catene di Sant'Antonio, appunto nei nostri telefonini. Qualche mese fa è emersa questi cenni sulla natura vasculitica, appunto, delle manifestazioni dovute a Covid, e sull'alert che, come dicevo, sono arrivati sui nostri telefonini sempre in maniera assolutamente errata, come tutte le altre informazioni, circa la correlazione con la malattia di Kawasaki. Ora, ci faresti un attimo il punto della situazione, soprattutto di cosa si deve aver paura e di cosa invece non si deve aver paura? Allora, sicuramente questa manifestazione vasculitica è stata sovraesposta dai media. Abbiamo sì degli alert in questo senso, ed è giusto e corretto seguirli e approfondirli, però mi sembra che si sia un po' ingigantito il tutto. I casi di malattia di Kawasaki che sono riscontrati in tutto il mondo ci sono, ma sono infinitesimamente più bassi rispetto a tante altre patologie. Nel momento in cui parliamo di malattia di Kawasaki, bisogna anche capire di cosa stiamo parlando. Allora, la malattia di Kawasaki, quella propriamente detto, è costituita da 5 criteri molto stringenti. Ci sono le alterazioni alle estremità, che sono quelle che molte volte avete visto nelle immagini anche che sono girate su Facebook, un esantema polimorfo, cioè delle manifestazioni cutanee, l'iperemia congiuntivale, una congiuntivite di cui si è sempre parlato già dalle prime fasi del Covid, una febbre ovviamente che persiste da 5 giorni come diciamo primo sintomo che allarma. Poi ci sono delle alterazioni delle labbra, del cavo orale e un ingrossamento dei linfonodi. Quello di cui si è parlato invece finora non è proprio la sindrome di Kawasaki così come l'ho descritta, ma si parla di una sindrome di Kawasaki atipica, con manifestazioni che possono essere delle più svariate, cioè possono in qualche modo interessare il tratto gastrointestinale, il tratto neurologico, quello genitourinario, quello ovviamente polmonare, come ben sappiamo, quello muscoloscheletrico. Quindi prima di allarmarsi è bene capire di cosa stiamo parlando e qual è la definizione di caso. Per quanto riguarda invece la correlazione tra sindrome di Kawasaki e Covid, al momento non c'è niente che ci dice, che ci dà una correlazione diretta, cioè quello che noi chiamiamo sindrome di Kawasaki, ma che l'Istituto Superiore di Sanità adesso chiama sindrome infiammatoria acuta multisistemica in età pediatrica, è appunto una sindrome infiammatoria che può essere slatentizzata dal Covid, ma che non ha nel Covid, nel coronavirus, l'unico agente causale. Sembra che il Covid prenda questo bambino, venga attivata una risposta immunitaria aberrante nei confronti del coronavirus, e questa risposta immunitaria poi porti alle lesioni multiorgano, come vi ho descritto prima, che sono poi le cause del ricovero in terapia intensiva di questi pochi bambini. Parliamo forse di 200 casi nel mondo dagli ultimi report che avevo visto. Ovviamente una cosa che ci deve interessare, che teniamo sotto la lente di ingrandimento, ma che non deve spaventare oltremodo le famiglie. Parliamo ancora di segnalazioni di casi più che epidemia di sindrome Kawasaki, quindi farei rientrare un po' l'alert. Certo, allora possiamo dire con tranquillità che tutti quei messaggi che ci sono arrivati sui nostri telefonini, su WhatsApp, sono profondamente allarmanti e ingiustificati rispetto all'entità del problema, ma soprattutto a quello che è poi il problema in sé, che abbiamo capito non essere quello che è descritto, ma semplicemente tutt'altro, e che si basa sulle evidenze di cui tu hai parlato. Esatto, esatto. Possiamo decisamente dire di
allarmarsi meno di quanto si è fatto. È stato più un effetto mediatico, un boom mediatico, quello della sindrome di Kawasaki, che una reale emergenza. Ok, ok, perfetto. Iniziano ad arrivare le prime domande. Questa è una domanda interessante, ne parleremo sicuramente fra un po'. E invito tutti quanti, coloro che volessero porre delle domande, a farlo e le prenderemo in considerazione nel corso della live. Ora, appunto, a quello di cui stavamo parlando, secondo te, Antonio, i bambini possono essere un importante vettore di contagio verso i soggetti più sensibili? Perché abbiamo capito che le manifestazioni dei bambini sono decisamente più lievi rispetto a quelle che nell'adulto. Ma come è altresì trascurabile, dobbiamo assolutamente prendere in considerazione? Allora, Domenico, su questo noi siamo partiti con le conoscenze che avevamo. Le conoscenze che avevamo erano basate sul rischio di contagiosità dei bambini nei confronti dell'influenza. Ok? Questo sapevamo e su questo noi abbiamo basato le primissime mosse. Allora, il bambino è l'untore perfetto per l'influenza. Sappiamo che il bambino mischia in maniera abbastanza importante l'influenza ai soggetti più deboli. I soggetti più deboli in questo caso, nel caso dell'influenza, sono gli adulti. Allora, partendo dalle conoscenze che avevamo per l'influenza, noi abbiamo traslato le conoscenze che avevamo sul coronavirus. Questo però nel tempo è stato quasi smentito, quindi il bambino sembra alla data di oggi non essere quel perfetto untore che conoscevamo, e abbiamo alcune evidenze scientifiche in quest'ottica. Innanzitutto vediamo che il contagio dei bambini avvenuto fino ad ora è un contagio di tipo intrafamiliare. Questo potrebbe esserci però un bias, chiaramente i bambini, non essendo stati in comunità, non hanno potuto contagiare i loro coetanei, pertanto tutte le evidenze che abbiamo sono intrafamiliari. Però ci sono alcuni studi, anche simpatici, però parliamo quasi di case report, in cui abbiamo notato, possiamo vedere come un bambino, per esempio mi riferisco ad uno studio francese, un bambino che aveva contratto il virus da un adulto era stato poi per un po' di tempo a contatto sia con i coetanei sia con le insegnanti e non è riuscito a contagiare. Diversamente invece abbiamo degli studi che hanno notato come il contagio avvenga maggiormente dagli adulti verso i bambini. Da questi studi noi dobbiamo prendere delle considerazioni per portare i nostri figli a scuola in sicurezza. Quindi, se si è visto che il contagio tra coetanei è basso, ma è più probabile il contagio tra un adulto e il bambino, cioè la direzione va dalla maestra influenzata, dalla maestra Covid positiva al bambino, è chiaro che potremmo utilizzare delle obbligatorietà, per esempio delle mascherine per le maestre, e trovare, si spera, delle forme alternative di protezione per i bambini. Per i bambini, esatto, esatto. Okay. E difatti mi ricollego subito alla domanda che hanno posto nei commenti, in cui si chiede: posso chiedere ai dottori cosa ne pensano della lunga permanenza nei luoghi chiusi come le classi a scuola a settembre, anche mantenendo le distanze e le mascherine? Il rischio di inalare l'aria sono dei vari bambini potenzialmente infetti ci sarà per forza, grazie. Allora, sul fatto che ci sarà per forza sono totalmente d'accordo con la signora. Il rischio zero in medicina non esiste, quindi dimenticatevi che ci sia un rischio zero, così come non ci può essere nella scuola, non ci sarà all'interno delle vostre case, non c'è stato, e l'abbiamo visto negli ospedali, non ci può essere negli studi del pediatra. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di portare questo rischio al minor grado possibile, quindi il rischio zero non esiste. Detto questo, è chiaro che più studiamo il virus, più capiamo quali sono le modalità di contagio, più capiamo qual è il ruolo del singolo bambino, della singola categoria
di età nei confronti dei simili e nei confronti, per esempio, tra un bambino e la maestra, meglio sapremo studiare quelle che sono le disposizioni di protezione individuale e interclasse migliori. Chiaramente rimane una certezza che il distanziamento tra due individui, il lavaggio delle mani e l'utilizzo di face mask o di visiere chiaramente sarà non solo necessario, ma anche utile per limitare il contagio. Bisognerà vedere quanto i bambini, soprattutto quelli piccoli, nelle scuole elementari saranno in grado di fare questo. Io ho, diciamo, i miei dubbi. Dovremmo anche categorizzare i vari dispositivi e le varie disposizioni di legge in base alle fasce d'età. Un bambino di 3 anni è diverso da uno di 6, così come quello di 6 è diverso chiaramente da uno di 10 o da un adolescente di 14 anni, chiaramente. A tal proposito, a questo punto, inviterei nella conversazione Francesco, ora lo aggiungiamo. Buonasera a tutti, mi sentite? Ciao. Allora, buonasera. Avevo una domanda per Antonio che riguarda proprio i dispositivi di sicurezza. Per chi non lo conoscesse, Francesco Calico è un fisioterapista di Battipaglia. Con me ha fondato, insomma, Medicina in Scatola, che portiamo insieme a questo progetto. Francesco, vai. Allora, io volevo approfittare di Antonio e del suo piacere, insomma, a rendere fruibile a tutti le informazioni senza utilizzare il medichese, come abbiamo detto prima. Quindi vorrei indirizzare questa domanda sotto un aspetto più che altro pedagogico, quindi un po' più pratico nei confronti dei genitori. E quindi vorrei chiedere ad Antonio qualche consiglio, se c'è, se lui, insomma, l'ha strutturato durante la sua pratica finora, al fine di educare un po' meglio il genitore per far sì che venga educato ancor meglio il bambino a indossare e a mantenere la mascherina. Faccio per esempio un riferimento a quei genitori che possono avere bambini con deficit di natura psicomotoria e magari possono avere un po' di difficoltà al riguardo. Grazie. Allora, Francesco, hai centrato subito il punto. Bisogna insegnare al genitore come comportarsi con i dispositivi di protezione individuale, perché il bambino, proprio dal punto di vista pedagogico, segue l'esempio. Quindi la prima cosa da fare è dare l'esempio. Ovviamente se il genitore inizia a dare l'esempio, il bambino a ruota se ne verrà. Ok? Quindi il punto l'hai centrato alla grande. Per quei bambini invece con disturbi neuromotori c'è un alert. Noi sappiamo che la mascherina è consigliata dai bambini dai 2 anni in su. E comunque invece è sconsigliata per i bambini che non riescono a toglierla, ok? Perché chiaramente ci possono essere problemi anche di natura respiratoria. Quindi bisogna capire di quale deficit neurofunzionale si parla. Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina, invece sentite che si prospetta un obbligo per i bambini dai 6 anni in su. Quando si parla di obbligo, però, lo sottolineo sempre perché ho già avuto qualche scontro amichevole con i genitori. Dottore, non c'è l'obbligo, quindi io la mascherina alla bambina non la metto. Se una cosa non è per legge imposta, non è detto che per legge non faccia bene. Pure si può fumare, ma fumare fa male. Ok, quindi cerchiamo in qualche modo di abituare i nostri bambini a queste che sono purtroppo delle precauzioni che dobbiamo prendere per forza, fino a che non ci sarà un'alternativa valida e un'alternativa altrettanto sicuro. Con una mamma oggi proprio ci chiedevamo come potessimo anche brevettare in qualche modo un dispositivo più consono ai bambini. E niente, chissà che qualche ingegnere che ci sta magari
ascoltando non lo disegni. Io vedo, credo che ci sia una grossa difficoltà da parte dei bambini a mantenere la mascherina. Lo si può fare per tempi brevissimi. Io in studio mi sono inventato il carnevale perenne, cioè mi metto la mascherina di carnevale, dico al bambino di mettersi la mascherina per carnevale, io vado sulla luna, mi metto la visiera e faccio finta di essere l'astronauta. Ovviamente mantengo l'attenzione per 10, 15, 20 minuti, il tempo della visita. Vedo molto difficoltoso fare questo nella scuola, per esempio per 6 ore, quindi dovremmo veramente spremerci le meningi per trovare alternative valide. Anche perché mi grazie mille. Prima ancora che per i bambini ci sia per gli adulti. Cosa? Quindi, non ti ho sentito. Dico, la difficoltà prima ancora che per i bambini c'è per gli adulti ed è oggettiva. Basta vedere diciamo, la percentuale di aderenza alle mascherine o comunque di PA generale. È quasi superfluo, insomma. Sì, a nessuno fa piacere indossare una mascherina, questo è chiaro. Sono il primo ad avere discomfort mettendola o ad avere mal di testa, però sappiamo che è una misura di prevenzione efficace e, come sempre dico, bisogna mettere su un piatto della bilancia i rischi e i benefici di ogni nostra azione e, anche a fronte di un grosso discomfort, al rischio di avere mal di testa, preferisco mettere la mascherina per proteggere sia me stesso che i miei cari, ma anche i pazienti, perché non dimentichiamoci che anche lo stesso dottore è fonte di contagio. Ok, allora proprio continuando a parlare di mascherina, io inviterei un altro ragazzo, Anas. Ciao Anas. Buongiorno a tutti. Allora, ciao. Studente di medicina. Parlavamo appunto della questione mascherine, soprattutto del nuovo movimento no mask che si è venuto a creare. Prima c'erano i no vax e ora i no mask. Ed è bello anche perché sulla tua pagina proprio qualche giorno fa ne hai parlato. Ora lascio la parola ad Anas, che sicuramente saprà chiederti molto meglio di me le sue curiosità. Sì, buongiorno. Allora, la mia domanda verte sempre sul tema pedagogico, come diceva prima Francesco Callipo, appunto riguardo al tentativo di collaborare appunto con la popolazione tramite l'insegnamento e tramite una collaborazione sempre più stretta e più efficace. Allora, la mia domanda è questa: visto e considerato che l'emergenza è ancora in atto e quindi c'è ancora una grande necessità di educare la popolazione ad affrontare questa emergenza e a collaborare anche con gli enti governativi e le disposizioni di legge che man mano vengono somministrate, come pensa che sia più adeguato l'approccio per sensibilizzare e anche convincere queste popolazioni, magari di genitori che si dichiarano appunto non solo più no vax, ma anche no mask, quindi rischiano addirittura di perpetuare un contagio che potrebbe altrimenti essere evitabile? Allora, innanzitutto la cosa che possiamo fare come medici è essere pazienti e spiegare quello che abbiamo fatto con i vaccini. Purtroppo però, da quello che vedo e che sicuramente conoscete anche voi, c'è gente che non vuol vedere, non vuol capire, va dritta, diciamo, verso le sue convinzioni e segue in maniera veramente acritica alcune indicazioni dai guru, che sono più praticamente uguali, quelli dei Novax e quelli dei No Mask si sono in qualche modo coalizzati. Sono sempre gli stessi e sono sempre gli stessi loro follower ad avere idee folli. Quello che noi dobbiamo fare, e voi nella vostra pagina lo fate in maniera eccellente, è aumentare l'health literacy della popolazione. Cosa intendiamo per health literacy? Che è un altro parolone medichese che non mi piace, è l'alfabetizzazione sanitaria. Quello che noi possiamo fare anche attraverso l'uso dei media, dei social network, è entrare, come stiamo facendo in questo momento, nelle case delle famiglie, e insegnare anche
in maniera simpatica con dei tutorial, molti l'hanno fatto, l'utilizzo corretto delle mascherine e perché c'è bisogno di tenere una mascherina o perché c'è bisogno del distanziamento. Non so se avete visto, ci sono dei bei video anche su quanto una mano sporca può in pochi secondi contagiare un intero ambiente, su perché bisogna stare attenti in un eventuale buffet. Ce ne sono tanti, diciamo, di video, di tutorial che possono aumentare l'health literacy, aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione. Sicuramente i mezzi che abbiamo a disposizione sono veramente, veramente tanti, e la medicina del coronavirus ha sicuramente dato anche una grossa spinta all'alfabetizzazione tecnologica delle famiglie. Io per tutto il periodo del coronavirus ho mantenuto un rapporto costante con i miei genitori e i miei pazienti proprio attraverso l'uso dei social e di piattaforme dedicate che sono spuntate durante l'emergenza. Allora, ringrazio Anas per l'intervento, lo salutiamo. Ciao Anas. Parlando appunto della tecnologia che è subentrata negli studi medici, una tecnologia che alla fine c'è sempre stata, come quella di WhatsApp o come quella dei social network, o come l'utilizzo ora è diventato proprio, forse prima improprio, delle ricette dematerializzate, quindi la non necessità di avere oggettivamente un cartaceo, ma effettivamente fare tutto attraverso internet. Secondo te ha tolto qualcosa ai pazienti o ne ha migliorato la qualità di tutto il rapporto medico-paziente? Cosa ne pensi di questa cosa? Allora, sicuramente in tutte le cose, come da sempre si dice, in medio stat virtus. Per quanto riguarda la dematerializzata, la burocrazia associata a uno studio medico, era davvero anacronistico vedere gente in fila ad aspettare per avere un pezzo di carta, quando tranquillamente da casa con una richiesta tramite mail si può avere la stessa cosa. Davvero anacronistico, ed è stata la giusta spinta all'alfabetizzazione tecnologica delle famiglie e anche di molti medici che sappiamo avere un'età, diciamo, avanzata, e fino ad allora avevano continuato a fare quello che si era sempre fatto. Quindi da questo punto di vista sicuramente la tecnologia ha svecchiato molto il classico concetto del medico. Dall'altro punto di vista però non bisogna pensare che la semeiotica, ovvero la scienza del vedere, sentire il paziente, averlo davanti, possa essere in toto surclassata dalla telemedicina. Questo assolutamente non è possibile, non sarà possibile. Invece sarà e dovrà essere sempre di più utilizzata la medicina, come vi dicevo, per tutte quelle attività procrastinabili, per tutte quelle azioni di prevenzione e di alfabetizzazione sanitaria, di buona alimentazione, tutto quello che si può fare disquisendo con una famiglia lo si può fare benissimo in videoconferenza. Non solo si può farlo, lo si può fare con un grande pubblico, quindi non c'è bisogno che il pediatra parli di svezzamento ad ogni singola famiglia, ma lo può fare una volta per tutte le famiglie che in quel periodo si devono affacciare, diciamo, a questa problematica. Quindi in questo senso sicuramente la telemedicina ci ha dato un grosso vantaggio. Non dimentichiamoci però che la visita medica, quella tradizionale, non potrà essere in alcun modo sostituibile dai mezzi tecnologici. Mi viene da ridere a raccontarlo, ma ve lo racconto. Capita spesso che la mamma registri con WhatsApp la tosse del bambino e pretende da me una diagnosi, oppure mi fa sentire il pianto del bambino e mi dice: dottore, cosa ha? Ecco, questo ovviamente non è possibile. È un po' difficile, è un po' difficile. A proposito appunto di questo rapporto che è oggettivamente nuovo rispetto,
rispetto a prima. Tu pensi effettivamente che si ritornerà a come era a febbraio, quindi prima della, della pandemia? Intendo non solo dal punto di vista del rapporto di tutti quei dispositivi di sicurezza che forse non si utilizzeranno più, quanto anche di tutto quello di cui stiamo parlando ora, quindi della, della tecnologia che subentra all'interno degli studi medici. Non credo, non credo. Penso che dall'esperienza coronavirus lo studio medico si debba per forza tecnologizzare e mantenere nel tempo queste nuove forme, diciamo, di assistenza, di teleassistenza. Ci sarà un ante e un post coronavirus per la medicina, penso, per la medicina soprattutto territoriale, ma sto vedendo anche gli ospedali molte volte si stanno attrezzando in questo senso. È proprio notizia di qualche giorno fa che anche il policlinico per i pazienti cronici, per il monitoraggio dei pazienti cronici, ha attivato delle piattaforme digitali per fare assistenza a distanza. Quindi parliamo del policlinico di Bari, giusto? Policlinico di Bari, sì, sì, policlinico di Bari. Quindi anche l'ospedale si sta andando verso questa direzione, verso questa direzione tecnologica dell'assistenza. Chiaramente parliamo di un'assistenza ai cronici, un'assistenza ripetuta e ripetitiva nel tempo, assolutamente diversa da quella che necessita di una visita e di un approfondimento diagnostico in loco. Ci sono qualche domanda, ci sono delle domande nei commenti, magari le utilizziamo come ultima battuta di questo bel incontro che abbiamo fatto. Allora, c'è la signora Vertuccio che chiede: consiglia i test sierologici ai bambini? Allora, in questo momento non consiglio i test sierologici ai bambini, perché come sapete, come è stato ben descritto dal professor Lopalco, che so essere un amico di questa pagina, non ci danno alcuna indicazione chiara e netta di quello che succede. Al momento il test sierologico ha una valenza per lo più di studio, una valenza epidemiologica, non cambia niente rispetto alla gestione quotidiana del nostro bambino il test sierologico, quindi al momento lo sconsiglio. Ok. Invece la signora Franco ci chiede: devo portare la mia bimba 4 mesi in ospedale per un controllo ecografico, posso utilizzare la visiera senza controindicazioni visto che la mascherina non è possibile? Grazie. Allora, non c'è un'indicazione chiara e netta sull'utilizzo delle visiere nei neonati. Ho visto alcune immagini del Giappone, dei paesi asiatici, in cui vengono utilizzate delle visiere anche sui bambini, sui neonati molto piccoli. Studi ed evidenze scientifiche in quest'ottica non ce ne sono. Posso pensare ad alcuni rischi associati all'utilizzo delle maschere, sì, soprattutto quelli cutanei. La pelle di un neonato è molto 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 delicata e avere delle visiere che per periodi protratti vanno a imprimersi sulla cute può avere dei problemi. Quello a cui invece deve stare attento durante il controllo ecografico è che gli operatori e le altre persone dello studio indossino correttamente la mascherina. Il neonato lo lascerei libero, chiederei la cortesia, qualora non fosse fatto, che il personale dello studio ecografico indossasse, insomma, tutte le precauzioni del caso, mascherina, guanti e compagnia cantante. Ok, abbiamo l'ultima domanda sempre nei commenti. Salve dottore, cosa ne pensa delle linee guida del Ministero sulla riapertura dei centri estivi per bambini al di sopra di 3 anni? Nello specifico mi riferisco al certificato rilasciato dal pediatra per 3 mesi al campo estivo. Allora, a questo punto riportato anche all'eventuale riapertura delle scuole. Allora, ringrazio questa mamma perché questo è un tema caldo. Io quando l'ho letto mi sono messo a ridere, perché ho detto: cosa devo certificare quando sappiamo che la popolazione pediatrica è nella stragrande maggioranza dei casi asintomatica? Cosa devo scrivere io? Il bambino al momento è asintomatico, non posso escludere che abbia il coronavirus,
per me può andare al, al campo estivo? Non saprei cosa dovrei certificare. Potrei certificare che il bambino in quel momento è in apparente buona salute. Purtroppo però non potrò mai escludere che in quel momento lui sia un asintomatico o un presintomatico rispetto al coronavirus. Quindi penso che sia davvero uno scaricabarile sul pediatra che prenderà in giro le famiglie, prenderà in giro il campo estivo. Perché di certo nessuno può con l'imposizione delle mani escludere che un bambino abbia o meno il coronavirus in quel momento. Quindi è proprio una forma di burocrazia becera e stupida. Non so come descriverla e ringrazio mamma Valeria, perché sicuramente se me l'ha chiesto è perché anche lei nota una contraddizione grossolana in questa richiesta del Ministero, in questa linea guida del Ministero. Sì, infatti ne aumenterà la burocrazia e soprattutto i conflitti con il pediatra, che immagino già veda tutti i giorni delle resistenze a quelle che sono quello che è il suo lavoro. Domenico, pensa anche a quante visite inutili deve fare un pediatra, certo, per questo, cioè per scrivere che va tutto bene, la mamma se ne rende conto se un bambino sta bene o sta male, però li devo far venire in studio, magari si incontrano con altri pazienti, magari si accalcano fuori dallo studio i bambini, si baciano, si toccano, si fanno, cioè è proprio una cosa senza senso, che non ha sicuramente scritto un pediatra, l'avrà scritto un burocrate, non un pediatra, non qualcuno che ha a che fare giornalmente con genitori e bambini e che non conosce al momento qual è l'epidemiologia in età pediatrica del coronavirus. Abbiamo detto che la stragrande maggioranza dei casi passa del tutto asintomatica, quindi veramente una cretinata. Allora, se anche Francesco non ha più domande, noi abbiamo tre domande. Antonio è stato fin troppo chiaro su tutti gli aspetti che abbiamo toccato, quindi in questo caso io non ho altre domande. Va bene. Sarebbe bello poter continuare anche con Antonio le prossime volte, verosimilmente ci quando potrebbe essere. Io ti ringrazio, Antonio. Grazie a voi. Un saluto. Invito di nuovo tutti quanti a seguirlo sulla sua pagina, Antonio Di Mauro trattino alto pediatra, e cercatelo appunto e seguite i suoi contenuti e la sua immunità solidale. Non ci ho parlato di immunità solidale, però. Dai, Lo facciamo un'altra volta. È un'altra puntata quella. Grazie a tutti. Arrivederci.